Quando siamo venuti qua, praticamente c'era questa casa e quella a fianco di via Arar, più le villette di via San Giusto, non c'era altro. Lo stadio, vabbè, quello, l'ippodromo, per il resto erano campi su campi, fossi, orti e non c'era nulla, non c'erano mezzi pubblici, i negozi erano due o tre qui in zona e basta. C'era un mercato settimanale di quelli ambulanti che si appoggiava sulla via San Giusto una volta alla settimana, ma era diciamo poco servita da quel lato lì. Poi pian pianino si è sviluppata all'interno della via Dognocchi, della via Capecelatro con costruzioni a tutt'andare. Era bello perché c'era tanto spazio, tanta aria libero, si spaziava bene. Adesso lo stadio è altissimo e grande e quindi non si vede di là. Prima invece si vedeva dall'altra parte persino, era molto bello. C'avevamo più Allora, vista, poi c'erano i cavalli, c'erano le corse ed era bello quando l'ippodromo davano anche di sera. Noi vedevamo persino le corse. da qui Sì, da qui si da vedevano, vedevano, da sì, qui si vedeva dall'angolo. dentro e si vedeva abbastanza bene. E, beh, era bello, c'era tante cose, c'era poco, ma delle Ma era cose bello. era bello. Poi anche dalla parte di là c'era tutto libero perché poi hanno fatto la scuola, non questa, questa l'hanno appena costruita, quella che c'era prima, sempre scuola media. E quindi era bassa, quindi si vedeva tutto anche più di adesso, perché adesso l'hanno costruita più alta, hanno chiuso un po' la visibilità, ma si vedeva tutto bene, i giardini, tutto bene, i bambini che giocavano, era molto bello. L'unica cosa un po', diciamo, un inconveniente, i primi tempi c'erano ancora i fossati. E poi I gli orti, qui fossati, c'erano tutti gli orti, ti gli ricordi? orti, C'erano gli orti. e tante volte c'erano. Non so, la polizia a cavallo e venivano qui, forse Sì. venivano a fare un po' di esercitazioni e portavano i loro cavalli a Prima abbeverarsi. c'erano Quindi famiglie proprio unite, proprio le vecchie sì. famiglie, ci mettevamo fuori a mangiare, Sì, era specialmente bellissimo, era era bello. bellissimo. Si apparecchiava fuori, si mangiava. Sì, Si sì. mangiava. Una volta dalla signora in fondo, signora Rosa, Sì. mettevamo i tavolini, quello Sì, da, magari e un paio di mandavamo lì. famiglie si univano, poi magari ne arrivava un'altra, Sì. si chiacchierava, ma era bello Era proprio, bello, prima era c'era proprio bellissimo. quell'affiatamento, difatti tenevamo le porte aperte, nessuno chiudeva chiaro. Venivo qui una volta praticamente a settimana, tutte le domeniche, a pranzo si veniva e si mangiava a casa dei nonni e mi ricordo un altro tipo di atmosfera rispetto a oggi, cioè all'epoca c'erano molti più bambini, si giocava nei cortili, tra villette c'era molta più, chiamiamola, comunione, nel senso che si passava da una villetta all'altra ed era molto più vivace, era più popolare. Oggi invece, diciamo, non posso dire che è la stessa cosa. Tutti vivono molto chiusi, è cambiato molto l'ambiente, il tessuto sociale, sono arrivate nuove famiglie, non più popolari, si sono chiusi nelle loro villette e anche probabilmente persone che non vogliono avere contatto con i vicini. Qui originariamente questi palazzi, questi che erano ex una casa, c'erano più o meno tutti i dipendenti pubblici, forze di polizia, dipendenti comunali, provinciali, insomma dipendenti pubblici con le loro famiglie. È chiaro che col tempo la tipologia, anche perché originariamente qui eravamo in affitto, poi queste case sono state vendute a coloro che vi abitavano e chiaramente quando le hanno acquistate poi col passare degli anni sono state anche poi magari alcune rivendute, sono cambiata la tipologia, ecco, delle persone, tanto, tanto, diciamo, né meglio né peggio come è cambiata la vita, insomma, di questi 50 anni chiaramente. Grazie.
facevano il calcio minuto per minuto, no? E la partita si collegavano alle varie partite del campionato di calcio nei secondi tempi. No? Allora, quando c'era, non si sapeva il risultato del primo tempo. Allora qui bastava affacciarsi però sul balcone, quando si sentiva il boato del gol, bastava affacciarsi il balcone e si vedevano se la bandiera che sventolava era nera-azzurra dell'Inter o era rossonera del Milan, e nel derby si sapeva chi aveva segnato il gol, oppure nelle altre partite se sventolava la bandiera dell'Inter. Sono cresciuta in questa zona, o di qua o verso Gallaratese, il San Siro è sempre stata una presenza perché scendevano con metro i tifosi in zona Gallaratese e poi si facevano a piedi tutto il parco di treno intorno. E quindi io, anzi, è quasi bello perché capisci quando c'è la partita, e, cioè esci di casa e inizi a vedere, ma quei due o tre, per come sono vestiti, lo zainetto, secondo me sono arrivati troppo presto, oppure vedi anche come cambia molto i fan dei vari concerti. La fauna dei concerti, quando vedi la fauna di Madonna, e la fauna di Vasco Rossi. Capisci che concerto c'è? Beyoncé qui, Vasco Rossi qui, tu capisci che tipo di dalla fauna che comincia ad arrivare a mezzogiorno. No, anzi io credo che sia importante per questo quartiere, cioè non essere isolato come ad esempio il Gallaratese. Qui invece insomma ti devi per forza incontrare con persone che arrivano da fuori Milano, da fuori paese. No, io non lo vedo come negativo. Ti ricordi quando c'era Bob Marley? Ah, sì. Quello lì, guarda che quando c'era quello, almeno erano anche i primi tempi, probabilmente sì. C'era un disastro qua. E infatti c'era tanta di quelle quando ragazze. Usciva mio figlio, scusami, col grande. Oh mamma mia, quanti cucchiaini che ci sono qua, dai, li raccogliamo e li portiamo a casa. Sì, sì, mio marito dice, cucchiaini. Il più grosso lavoro che è stato fatto, per il quale abbiamo dovuto anche faticosamente arrivarci, è stata per esempio la recinzione. Ecco, una cosa importantissima, la recinzione non c'era e c'erano dei grossi problemi. Addirittura ci ritrovavamo le macchine che passavano sotto il portico passavano e finivano dall'altra parte, anche dal punto di vista della sicurezza. Creava dei problemi, per cui il primo grosso successo, diciamo, che abbiamo ottenuto è stato quello di poter fare la recinzione, di poter fare questa recinzione. C'erano le sassaiole, c'erano tante cose veramente pesanti e quindi abbiamo deciso all'unanimità di costruire la chiusura. La chiusura che era anche una sicurezza. Sì, per la sicurezza, perché poi c'era un passaggio qua. Tutte le macchine ci posteggiavano. Qui c'erano tutte le macchine posteggiate, anche sotto casa tutte le macchine. Sì, non si poteva uscire di casa, è un disastro veramente. Noi abbiamo deciso di chiudere quando aveva dato fuoco a una macchina di Fabrizio che abitava qui. Sì, dato fuoco. Dato fuoco e prendeva anche per gli appartamenti. Sì, prendevano a spranga. Poi i sassi venivano su anche perché tirano e non guardano dove tirano. E poi prendevano a sprangate gli autobus, insomma la folla dei giovani che andavano allo stadio invece di andare a divertirsi a vedere la partita si divertivano a fare queste cose. Per piacere. No.
qui c'è un, ci sono dei grossi conflitti. Noi abbiamo, questi portici che non usiamo, no? Era stato fatto a suo tempo anche un progetto di chiuderli, no? Completamente? Sì, e ricavare un salone, un qualche cosa, no? Però poi tra i discorsi, no, io non pago, solite cose condominiali, beghe condominiali, e pur essendo stato approvato a suo tempo, non è stato fatto. Gli spazi comuni sono diventati il ricettacolo di cartoni quando fanno i traslochi, poi noi che abbiamo la scala più principale, così, che è più grande, e il ricettacolo anche delle altre scale, perché certe volte quando facciano io ho questo grosso sospetto, e è stato avvallato anche da alcuni vicini, e quando le altre scale facevano traslochi oppure facevano ristrutturazione, buttavano da noi un po' questa cosa. Però vabbè. Tutti i comuni sono questa nuova, perché prima c'era da quel lato, come mi dicevano le persone più anziane del posto, c'era la recepzio, poi per motivi economici che ormai tutti stiamo vivendo, il portierato è stato dimezzato, quindi abbiamo il posto comune, questa nuova, e il posto esterno che si è entrato dal cancello, e quello il corridoio esterno sempre per andare al centro di cantina. E questi posti comuni sono belli, vivibili, tranquilli, cioè almeno noi per l'uso che facciamo, visto che qui non c'è parcheggio auto, non si può dire chissà che, non ci sono motocicli, ma soltanto biciclette, come vedete, e poche, perché sempre abbiamo paura dei ladri di biciclette. Ecco, perché come in tutte le grandi città sappiamo che i furbantelli ci sono. E io direi che qui invece sarebbe bello di valorizzare con delle bambine, con qualche scivolo per i bambini, con qualche fuorilino in più. E quant'è questo spazio molto, visto che non è un grande contenitore di mezzi di trasporto leggeri, quantomeno valorizzato per un altro, per un contesto in più, non dico per un altro, perché io ho diritto di parcheggiare la mia bicicletta qui, giusto? D'accordo, per chi la mente deve avere questa comodità, ma deve avere anche un altro tipo un posto di ritrovo. Cioè, io che leggo, io che parlo, io che discuto, mi piace confrontarmi con gli altri, con questo spazio vuoto, così morto, lo preferirei renderlo vivo anche per gli anziani, cioè pensando a loro, forse li faremo ringiovanire. Io non so voi, io sono del 71, per cui la possibilità di giocare in cortile ce l'ho avuta. Ragazzi, ti formi in cortile, cioè è il tuo spazio, lo spazio che è a casa tua ancora. Quando sei piccolino hai bisogno di andare fuori dalle quattro mura di casa, perché devi crescere e quindi esplorare, è la cosa più, cioè il cortile diventa un mondo veramente fantastico, perché poi ti sembra gigantesco, poi quando cresci dici ma che era così piccolino. Effettivamente sì, secondo me un progetto fatto bene per i bambini, sfruttando anche il giardino a questo punto, che tanto sto giardino, cioè poverino, è andata bene che l'hanno tagliato, perché fino a una settimana fa era selva selvaggia, e fatto così non ha minimamente senso. Allora facciamo da bambini. Quando noi eravamo bambini giocavamo nelle scale e facevamo tutto nelle scale, facevamo il circo, facevamo tutti i giochi, perché eravamo molti bambini, quindi giocavamo nelle scale, giocavamo anche dove adesso c'è il passaggio del tram, perché c'era una specie di aiuola e noi specialmente quando c'era la partita andavamo giù a giocare, era l'unica, ed eravamo una 10, 12, 15 bambini. Quindi giocavamo nelle scale, facevamo di tutto, facevamo la platea, facevamo i concerti, facevamo di tutto con le persone anziane che si lamentavano di continuo. Però è stato un periodo molto divertente. Qua quando eravamo bambini con gli altri ragazzi del palazzo avevamo il tavolo da subbuteo, qua sotto giocavamo a subbuteo oppure giocavamo a pallone oppure... Ma da bambino ci si divertiva così, ecco. Cose che magari adesso non si fanno più, ecco. Non puoi giocare, cioè non puoi giocare a nascondino che vengono e ti minacciano.
non ci lasciano, non si fanno giocare, per esempio, cioè rimbalzo un pallone, scendono e si può fare un avanzino. Altrimenti siamo sempre fuori. Il valore architettonico c'è, perché una struttura così è l'esempio dell'architettura degli anni 50, 60, anzi dell'inizio degli anni 60. Per me è emozionante, perché il pattern di ogni lavoro mi ricorda, mi fa immedesimare, mi fa pensare come quegli architetti avrebbero voluto che diventasse questo posto. Che tipo di persone avrebbe potuto abitarci, appunto, vicino allo stadio e immerso nel verde? Per l'amore storico, architettonico e naturalistico, ci sono tante. Alla fine, cioè, sei in una casa storica, per uno che ha fatto architettura, comunque è sempre così, un po' una marcord di fierezza, no? Far parte, cioè, abitare in una casa realizzata da allora Archistar. Poi lo sappiamo tutti la fine che hanno fatto l'unità d'abitazione di Le Corbusier a Marsiglia, cioè nacquero con il più bel progetto del mondo, poter far vivere le persone, mettere così, è diventato un periodo, cioè ci fu degrado, perché comunque c'è la variabile umana, capisci? C'è la variabile umana che è quella che non controlli, cioè non sai mai come alla fine reagirà. E anche qui, cioè, il discorso delle facciate qua, ognuno nel proprio modulo, nel proprio terrazzo, ci teneva, è quello che necessita. È quello, cioè alla fine è casa mia, già, capisci? E io ci sto con il bisogno che ho. Io vorrei morire qua, figurati. E quindi ti piace? Mi piace. Ti piace tantissimo. Mi piace il mio appartamento, perché abbiamo fatto sacrificio a comprarlo, fatto la famiglia, mi piace. Anche se mio figlio mi dice, mamma vieni ad abitare queste parti, no, questa è la mia, è l'unica.